settimana abbiamo il grande piacere e il grande onore di avere ospite Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, giornalista e dal 2019 anche il presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo. Grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie, lo dico io, eccomi. Noi vogliamo raccontare un po' quella che è la tua storia, una carriera che è costellata da tanti riconoscimenti importanti, da tante esperienze forti, ma proprio alla luce di questo ne vorrei citare giusto qualcuna, scritto per Il Foglio, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, Il Quotidiano del Sud, e parliamo anche delle cose più recenti, ma non solo, scrittore di tanti saggi e opere che veramente hanno avuto dei riconoscimenti molto importanti, poi in televisione, La Sette, ti abbiamo visto anche alla RAI, e poi per riportare un po' alcuni tuoi riconoscimenti al territorio della Sicilia, quindi a Catania sei stato il presidente del Teatro Stabile nel 2007 e poi nel 2009 invece hai ricevuto la Candelora d'Oro. Ma oggi, alla luce di tutto questo, chi è Pietrangelo Buttafuoco? Beh, sostanzialmente uno che non vede l'ora di rimettere piede in Sicilia, ma continuamente. E poi, proprio perché quella è la mia tana, la mia culla, il mio covo, e la Sicilia è il mio destino, il mio orizzonte. Anche quando sono lontano, penso un po', ritrovo la Sicilia. L'ho ritrovata in Asia, l'ho ritrovata in Canada, l'ho ritrovata ovviamente nel Maghreb, e la ritrovo ogni volta quando mi trovo nella possibilità di stare nelle cime più alte, perfino quando l'immensa luna sul Gran Sasso in Abruzzo mi riportò immediatamente sulla meravigliosa luna che ritrovai sul Monte Adranone proprio sopra Sambuca di Sicilia. Più Sicilia di così non saprei. Ma quella Sicilia, visto che poi la ritroviamo, vedi, anche nel tuo modo di raccontare le cose, nella tua prosa, qual è la Sicilia nella quale tu ti riconosci di più? Beh, sicuramente, sai, una volta con Fabio Granata, che è un mio caro amico, fraterno amico, quando gli inventammo e pensammo uno slogan che accompagnasse la sua avventura politica, venne fuori questo: ci vuole più Sicilia in Sicilia. Portare più Sicilia in Sicilia significa renderla universale, quindi sottrarla al destino di periferia, sottrarla al piccolo cortile, farla esplodere là dove nel mondo intero c'è sempre questo sentimento. Vedi, se tu volessi raccontare la storia del mondo in pochissimi cenni, potresti farlo senza smuoverti mai dalla Sicilia. Perché? Perché se ci pensi è una storia dove sono arrivati i greci, dove è arrivata la civiltà arabo-islamica, dove è arrivata perfino la Russia, furono i primi russi a soccorrere Messina nel giorno del terremoto, dove sono arrivati ovviamente tutti i destini americani e dove il più grande poeta indiano, Muhammad Iqbal, lui che non ha mai messo piede in Sicilia, dovendo fare la migrazione dall'Oceano Pacifico, dal canale di Suez, per poi risalire verso l'Inghilterra, assaporando il profilo della Sicilia da lontano, fece uno dei suoi poemi più struggenti e più belli dedicati alla Sicilia, perché è inevitabile, è il luogo dell'universale. Noi siamo trialettici proprio perché il nostro essere un triangolo ci dispone a tutti gli orizzonti. Penso un po', la letteratura più universale di quella siciliana non c'è mai stata, infatti non esiste letteratura italiana che non sia che quella siciliana. Il genio della politica, pensa un po', in una agorà basta reclutare tutti, da Firrarella a Totò Cuffaro a Mirello Crisafulli, c'è il meglio della politica. Ecco, è un luogo di entusiasmo. Quale Sicilia voglio? Più Sicilia in Sicilia, diventeremmo sicuramente meno provinciali e meno periferia. Scusami, sto zitto. No, fai, devi anzi continuare, è un piacere sempre ascoltarti. Volevo chiederti adesso invece, tu sei un giornalista, ma secondo te oggi per fare o per essere giornalista che cosa ci vuole? Perché ci è un momento particolare. Ci vuole il giornalismo, in realtà io vorrei dire una cosa, vorrei dirlo soprattutto ai più giovani. È venuta meno la struttura industriale che determina e costruisce il giornalismo. E nel senso che si è subita una trasformazione, un po' come quando c'era con l'arrivo del telaio se ne andarono via tutti quanti, e non ci fu più la possibilità della mano d'opera che lavorasse
sul telaio, così come le grandi invenzioni hanno determinato le trasformazioni. Ora, quello su cui stiamo lavorando adesso è un collegamento che taglia di fatto l'apporto tecnico, la benzina per spostarsi e per muoversi, il poter avere uno studio, le luci, gli elettricisti, i fonici, ecco, tutto un mondo che va a dissolversi. Sembra l'incubo marxiano, tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Quindi che cosa ci vuole? Ci vuole la santa pazienza, arrangiarsi. Che in questo momento, ecco, non è molto facile, e vorrei aprire un piccolo scorcio su quella che è la situazione attuale del nostro governo, del nostro paese, alla luce anche della pandemia. Secondo te che profilo si potrebbe mostrare da qui a poco per gli italiani? Ma guarda, l'unica cosa che si capisce è che non si capisce niente. Ci sono delle cose su cui per avventurarsi dobbiamo attrezzarci con la proposizione di Wittgenstein, cioè di quel che non si può dire si deve tacere. L'unica cosa che mi sento di affermare è che è urgente la necessità di togliere di torno dal nostro orizzonte la propaganda e la mistificazione degli esperti prêt-à-porter. Qui c'è soltanto necessità di svegliare il senso rigoroso, serio della voce tutta di prosa della vera medicina, e quindi di adoperarsi nell'assoluta serietà senza imbizzarrirsi in chissà quali strane teorie. È impossibile immaginare cosa possa accadere, nessuno poteva aspettarsi che ci saremmo ritrovati in questa condizione. E le soluzioni sono, cioè il bivio ci impone due scelte, cara Elisa: o andiamo verso l'estinzione come i dinosauri ed è finito tutto, oppure si ricomincia. E allora per ricominciare è necessario progettare, sacrificarsi alla disciplina della progettazione per farsi trovare pronti quando tutto sarà finito. Altrimenti, lo sai come andrà a finire? Che tutti avranno nostalgia del cosiddetto lockdown, che tutti avranno nostalgia della pandemia, che avranno nostalgia di quella condizione di topi cui siamo costretti per non avere il coraggio di affrontare la vita vera. Quello che ci è capitato non è nient'altro che imporre un incubo tutto di psiche, cioè rinunciare a vivere per la paura di morire. E a proposito di rinunciare, io in questo caso vorrei chiedere anche il tuo punto di vista in quanto anche presidente di un teatro stabile, perché poi il lockdown inevitabilmente ha sospeso alcune forme di espressione d'arte, quelle che ovviamente sono concentrate nel teatro, i concerti. Ora si cerca di fare un po' tutto attraverso le dirette streaming, ma tu pensi che in realtà sia stato un settore troppo forse penalizzato? Certo, perché se stai sui numeri, un solo caso, se stai sui numeri sì che è stato penalizzato. Noi abbiamo la sventura di avere un ministro dei beni culturali che è ipocondriaco e quindi ha quest'ansia ed è uno dei più feroci assertori delle chiusure, perché la chiusura è più semplice, in realtà poteva essere l'occasione per far sì che un settore sfigatissimo, qual è quella della produzione artistico, letteraria, creativa, lo spettacolo dal vivo, museale, tutto quello che vuoi, potesse essere uno sfogo a disposizione di una popolazione ormai rintanata in tutte le paure. Poteva essere l'occasione per far sì che la gente, non avendo la possibilità di andarsene altrove, potesse trovare rifugio. Oltretutto sono luoghi assolutamente sicuri, sanificati. Non voglio qui sottolineare il fatto che sono state fatte delle spese immani per la sanificazione, per sopperire a tutte le necessità ovvie, obbligate, giustissime, e che poi si sono ritrovate invece con l'obbligo di chiusura. Grazie a Dio molti spettacoli, soprattutto quelli dal vivo, si sono potuti fare, ma anche quelli al chiuso, con tutte le garanzie, fin quanto è stato possibile, sono stati fatti e sono stati veramente un'ancora di salvezza proprio per la ricreazione dello spirito. Una cosa che nessuno vuole sottolineare è proprio la dimensione
di un flagello psichico che è molto più forte di quanto non si creda. Noi pagheremo le conseguenze di questo danno psicologico dopo, quando tutto sarà finito. Per questo ti dico la mia ansia, la mia preoccupazione è che nessuno si tenga pronto per cominciare a lavorare. È un po' come una sindrome di Stoccolma, dove tutti avranno necessità di sentirsi e di volersi prigionieri per non mettersi a fare quello che è urgente fare. Noi ci auguriamo che questo non accada, che anzi questo momento magari possa essere visto in qualche modo come un'opportunità per fare progetti. E a questo proposito, tu hai dei progetti, c'è qualche altro libro, qualche altra cosa che poi in questo 2021? Ma guarda, il mio lavoro è un lavoro quotidiano, un lavoro che è obbligato anche ad attraversare questa transizione digitale. Giusto adesso mi sto organizzando per seguire il congresso della CDU in Germania, e sarà fatto eclatante, importante, il primo congresso nella storia del mondo che viene risolto tutto in digitale. Quindi il luogo in assoluto più sudato, il luogo dei bisbigli, il luogo dei corridoi, trasformato adesso in una piattaforma, in un qualcosa che certamente risulterà freddo, ma che dovrà determinare delle decisioni caldissime, roventi. Ci teniamo preparati e pronti nel giorno dopo giorno, nell'istante dopo istante. Un'ultima domanda prima di salutarti. In una tua intervista tu hai detto che ti rivedi in un personaggio che io adoro in modo particolare, che è il Cyrano di Bergerac. Ma come mai? Perché guarda, insomma, ho letto un po', forse... però siccome è un personaggio così particolare, ecco, che a me piace tanto, ma cosa c'è di Pietrangelo Buttafuoco in Cyrano? Ah, mi auguro, guarda, mi ha rovinato la vita, perché non faccio altro che dire grazie no, e grazie facendo pagare il prezzo anche alle persone a me care. E grazie a noi è quello che mi ha turbato in assoluto. Posso affidarti questo aneddoto? Io ricordo, ero ragazzo, quando arrivò la polizia per fare una perquisizione a casa, perché facendo politica capitano questi incidenti, e la cosa che mi colpì, mi ricordo, di quella mattinata, di quella baraonda, fu che sullo stipite della porta della mia camera di ragazzo c'era appiccicata tutta la tirata di Cyrano de Bergerac. Eleggermi un signore, cercarmi un protettore, grazie no. Oppure arrampicarmi come l'edera che lecca la scorza, grazie no. E quindi tutto quel grazie no, mi ricollegò a quella scena. E forse è stato perché i miei genitori, ero piccolo, mi portarono a vedere a teatro un modulo che faceva Cyrano de Bergerac, un Gigi Proietti che faceva Cyrano de Bergerac, e poi anche in tutte le varianti, perfino quelle di Walt Disney con Paperino di Bergerac, poi anche nella versione cinematografica con Gérard Depardieu nel Cyrano de Bergerac. E a questo punto, nel salutarci, non posso che immaginarmi nascosto in una coltre di rampicante nel frattempo che un cristiano bello sia davanti a te, e quindi salutandoti io posso suggerire le parole: che cos'è un bacio? È un apostrofo rosa tra le parole t'amo, un giuramento fatto poco più da presso, un patto siglato tra le labbra tumide che la regina castamente concesse a Buckingham. Grazie per essere stato con noi, grazie mille Pietrangelo Buttafuoco, grazie.